eroi della città. Il ladro misterioso. Ecco fatto. È molto importante che i visitatori trovino sempre tutto a posto qui allo zoo. Sì, funzionano bene gli irrigatori, vero? Ah, vedo che hai fame, piccolo. Beh, in effetti io sto giusto per andare a pranzo, ma prometto che ti porterò qualcosa di buonissimo al mio ritorno. Arrivederci a tutti, ci vediamo dopo! Ehi là, ciao Zoffi, vuoi venire al bar con me? Sì, certo, perché no? Io stavo giusto... Oh, bene, allora andiamo, dai. A quest'ora rischiamo di non trovare già nessuna delle pietanze migliori. Sì, sì, è vero. Andiamo. Lo sai, ieri c'era veramente tutta la città. Trabidabidi, trabidabidu, trabidabidabida. Ciao, John! Aiuto! Mi hanno derubato! Cosa? Un furto? Un furto? Oh no! Ma dici sul serio, Frankie? Sì, è così, è veramente terribile. Non posso crederci, questa cassetta era piena di mele un momento fa. Io sono entrato per qualche minuto in negozio a prendere delle pere e quando sono uscito le mele erano tutte scomparse. Davvero? Un'intera cassetta? Certo è molto strano che siano sparite così. Sparite, dici? Ma no, Joe, questa è chiaramente l'opera di un ladro. Un ladro a cui piacciono le mele al punto da rubarne un'intera cassetta. Ma... a quale ladro possono piacere tanto le mele, secondo te? È semplice, a qualcuno con un ottimo gusto in fatto di frutta. Beh, anche quelle pere sembrano deliziose. Tu credi che potrei prenderne una? Va bene. Oh, grazie mille, Frankie. Ma davvero? Tu non te lo ricordi? Io parlo dell'incendio al caffè all'aperto. Ah sì, adesso che ci penso me lo ricordo. Ti sei addirittura gettata tra le fiamme per salvare quel povero gattino in difficoltà. Sei stata veramente eroica in quell'occasione. Sì, non c'è proprio nient'altro da dire. Oh, figurati! Qualcuno doveva pur salvarlo, quel cucciolo. Poli era troppo spaventato per intervenire. Ehi, ma che dici? Io non ero affatto spaventato. In quell'occasione sono stato soltanto molto prudente. Ma non spaventato. Oh! Pronto, centro di soccorso. Sì? Cosa? Ma stai dicendo sul serio? Oh, ho capito. D'accordo, arriviamo subito. Ragazzi, Frankie è stato appena derubato di un'intera cassetta di mele. Wow! Sì, e lo sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che... È ora di entrare in azione! Sì! E vai! Oh no! La mia stampella! E adesso come farò senza? Pazienza! È solo una vecchia stampella! Non è mica la fine del mondo! Ehi, ciao Frankie! Abbiamo appena saputo delle tue mele! Sì, io pianto talmente tanto che ho paura di arrugginire! Vorrei solo sapere chi può avermi fatto una cosa così cattiva! Hai per caso visto il ladro? No, io ero appena entrato in negozio a prendere le pere. Quanto tempo sei stato via? Soltanto qualche secondo. È strano che non abbiano preso tutta la cassetta. Hai sentito qualche rumore insolito? No, non ho sentito niente. Questo è davvero molto strano. Sapete, è una cosa che non è mai accaduta nella nostra bella città. Tutti i nostri sforzi sembrano così, così infruttuosi. Sta tranquillo, Frankie. L'investigatore Pauli risolverà il caso. Mi basterà solo indagare. Verremo a capo anche di questo mistero. Guardate un po' là. Quella sembra una mela sbocconcellata. Bene, guardiamo all'aspetto positivo. Almeno io ho ancora la mia pera. Ah! Oh no, non può essere! La mia pera!
Io sono stato appena derubato! Oh no, è successo anche a lui! E allora, Joe? Dimmi tutto! Qualcuno ha rubato la mia pera! Io ero seduto sul marciapiede e la pera era proprio qui alla mia sinistra, ne sono convinto! E poi, quando stavo per prenderla, mi sono accorto che era scomparsa! Prima le mele e adesso anche una pera. Evidentemente è un ladro a cui piace molto la frutta. Cos'è successo alla tua stampella? Veramente non lo so, l'ho lasciata inavvertitamente cadere a terra quando ho sentito Frankie gridare al ladro e poi qualcuno deve esserci salito sopra. Ho capito. Potrebbe anche essere il ladro che cerchiamo. E non hai visto nessuno? No, a dire il vero proprio no. E anche noi non abbiamo visto nessuno. No. E comunque il ladro deve aver girato da questa parte per essere riuscito a prendere anche la pera di Joe Sventura. Ascolta, a questo punto io direi di cercare delle prove in questa direzione. Rappidippidù, rappidippidà, ma che bella giornata, tra la 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 la. Rappidippidù, rappidippidì. Oh, 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 oh no! No, non posso crederci, le mie adorate baguette sono sparite! Chi può aver preso le mie baguette? Qualcuno mi aiuti, vi prego, sono stato appena derubato! Qualcuno faccia qualcosa, vi scongiuro, aiutatemi! Ciao, caro Benny, che cosa è successo? Le mie baguette, guardate, sono scomparse tutte! Ah ah, guarda, una traccia! Sono sicuro che si tratta dello stesso ladro che ha rubato anche la frutta di Frankie. Sta tranquillo, Benny. Abbiamo trovato la pista giusta. Oh, non posso crederci. Vorrà dire che dovrò andare a infornarne qualcun'altra. A ogni modo, trovo veramente assurdo che ci sia certa gente in circolazione. Guarda! Delle briciole! E qui... mi sembra quel che resta di una mela. Oh! Oh, ciao, Frankie. Come mai quella faccia? Oh, ciao, Dixie. Sì, oggi sono un po' a terra. Mi hanno appena rubato una cassetta di mele, scomparsa praticamente nel nulla. Eh sì, non deve essere affatto piacevole. No, e adesso sto andando a prenderne delle altre. Ti saluto. A presto, Frankie. Parlando di mele, mi è venuta una fame. Andiamo a fare un bello spuntino. Oh, ma guarda! Ehi, ascolta, Dixie! Hai visto qualcuno passare di qua? No, ma qualcuno ha appena festeggiato e senza neanche invitarmi! Guardate che disastro! Quelle baguette dovevano essere una vera delizia! Certo, potevano almeno ripulire dopo aver finito! Che ne dici, Polly? Hai ragione, sono d'accordo con te! Ma quanto sarà alto questo ladro, secondo te, Polly? Beh, ha i piedi più grandi che abbia mai visto, questo è sicuro. Ed è un ladro che mangia tanto, deve avere anche uno stomaco molto grosso. Oh, tu non sospetterai certo di me, vero? Ma no, certo che no. Su, andiamo, Fiona. Coraggio, seguiamo le tracce. Grande o piccolo, noi dobbiamo riuscire a prendere questo ladro. Ti senti pronta? Perché ci siamo quasi. Avanti, esci da lì! Vieni fuori con le mani in alto! Io sono della polizia! Vieni fuori! Ma cosa? Ma... È soltanto un cucciolo di elefante, altro che pericoloso ricercato! Deve essere scappato dallo zoo. Sarà meglio riportarcelo subito. Vieni qui, brutto mangione. Andiamo. Lo sai, io ho paura che non sarà così facile. Senti, mi potresti aiutare? No, no, io credo di avere un'idea migliore. Tradidadidu, tradidadididi. Oh, no, no, wow. Oh, guarda che bella! Sono proprio fortunato, allora! Ecco, è lui che ti ha rubato la pera! Addirittura un elefante! Io non lo avrei mai immaginato! Oh,
Sapete, è molto strano. Finora non avevo mai visto un ladruncolo munito di proboscide. Guardate, gli piacciono tantissimo le mie baguette. Oh, grazie, ragazzi. Oggi ho lasciato inavvertitamente il cancello aperto. Oh, piccolino. E così il nostro Elmo è andato all'avventura. È stata una vera fortuna che l'abbiate trovato prima che provocasse un incidente. Oh, per noi è solo dovere. Comunque, mi raccomando, fai in modo di tenere sempre il cancello ben chiuso d'ora in avanti. Sai, noi vorremmo evitare un'altra ondata di misteriosi furti in città. Avete preso il ladro di frutta? Sì, ma era soltanto un bel cucciolo di elefante fuggito dallo zoo. Lo sai, Fiona era così spaventata che le è quasi caduto l'idrante. Credimi, avresti dovuto vederla. No, io non ero affatto spaventata. In questa occasione sono stata solo molto prudente, non certo spaventata. Ad ogni modo, avete fatto un buon lavoro. Voi siete i miei eroi, quelli degli animali e naturalmente anche quelli di tutta la nostra città. Beh... ora questo non lo so, ma è bello che sia ritornato tutto alla normalità. Dai, non essere così tanto modesto. Oggi hai fatto veramente un ottimo lavoro. Forse ora non mi serve più la stampella.